Oggi carbonara. Oggi carbonara, ma non pasta da carbonara. Oggi si fa il risotto alla carbonara. Sorprendente? Sì, sarà veramente sorprendente. Buonissimo. Cominciamo? Tra l'altro è anche veloce da farsi. Allora, guanciale. Lo andiamo a tagliare però abbastanza piccolino, un po' più piccolo rispetto a quello che si fa normalmente per la carbonara. Buonissimo. Ecco qua, accendo il fuoco sotto la padella, metto, potrebbe anche non servire, ma in questo caso qui sì, pochissimo, ma proprio pochissimo olio. E senza bisogno di riscaldare troppo, metto tutto il guanciale. Ora lo facciamo diventare trasparente e facciamo cedere una parte del grasso. Non tenete la fiamma proprio al massimo, non è che dovete friggere questo guanciale. Vedete, il grasso deve diventare traslucido, vedete, sta diventando quasi trasparente. Con calma e con lentezza dobbiamo farlo diventare anche un po' croccantino. E ora andiamo a toglierla. Prendete una cucchiaiata del grasso e mettetela sopra il guanciale, anche due, così rimarrà bello morbido, non diventerà solamente secco. Ora, in questo grasso si va a tostare il riso. Una cosa importante, se vedete che è troppo il grasso, un po' toglietelo. Una volta che è ben tostato il riso, allora, come tempi, un paio di minuti, poi lo vedete, cambia colore. Cominciate la cottura, acqua calda, anzi acqua bollente, solo acqua. Ecco, allora, la cottura ora la portiamo avanti come un risotto, quindi tenete sempre un po' di liquido, lo seguite, lo guardate, se volete girate, se no non girate, fate come vi torna meglio nel risotto. Io ogni tanto giro, ogni tanto non giro, però qui si porta avanti. Nel frattempo, pecorino, tuorli, ora qui ne metto tre perché faccio due porzioni e mezzo, se no più o meno calcolate un tuorlo a persona. E poi si crea questo pastello. Che rispetto alla carbonara, diciamo, versione normale, cioè versione pasta, è leggermente più denso. Aggiungo il pepe. E faccio inglobare. Allora, il pastello è pronto. Il guanciale è pronto, il riso sta cuocendo, ci vediamo fra pochino. Assaggio il riso, perché secondo me siamo ormai in cottura. Sale? Zero, non ce l'ho messo. Buono. Metterò il pecorino, che è molto sapido, però un gocciolino di sale ci va. Casomai poi si assaggia dopo e si aggiunge, ma poco, Sono proprio due micro pizzichi. Allora, come quando si manteca il risotto normale, si spenge il fuoco, si sposta e ora ci si va a mettere il pastello di uova e piano piano si fa incorporare. Fatelo incorporare velocemente. È di una cremosità eccezionale, però come vi ho detto prima, assaggiatelo perché magari può mancare un po' di sale e quindi lo potete correggere. Mamma buono!
Guanciale, casomai qualche pezzettino tenetelo se volete guarnire il piatto. Mamma mia, che cremosità! Aggiungo ancora un po' di guanciale. Ci giro sopra leggermente un pochino di grasso, questa cosa qui ovviamente non è obbligatoria. E poi pepe, ancora pepe.